Bella raga, siamo tornati con un nuovo episodio. Oggi parto direttamente da qui perché, vabbè, a parte tutti quelli, Madonna, zampa l'intra sempre la stessa, cambia la zampa, ti prego, l'intra sempre la stessa, non me ne frega un cazzo. Se voglio usare la stessa intro per 10 episodi la uso. Comunque non è quello l'importante. Come avrete letto dalla descrizione, che spero che avrete letto, degli ultimi due episodi, ho avuto dei problemi di registrazione, nel senso che i due video che sono usciti avevano un problema di eco del gioco, perché ho avuto un problema di registrazione causato da Shadow Play. Quelli dopo, cioè io ho giocato per 2 ore, la prima ora e mezza sono riuscito, è quella che sono riuscito a portarvi gli episodi. L'ora dopo praticamente l'audio non c'era proprio più, cioè erano dei file muti, non so per quale strambo motivo, perciò non sono riuscito a, cioè non ve li ho proprio editati, non li ho caricati. Solo che in questa ora io ho fatto delle cose, come vedrete sono comparse un botto di missioni. Se non sbaglio, l'ultimo episodio si interrompeva prima di una missione per Elisabetta, che praticamente, vabbè, abbiamo scoperto nelle missioni che purtroppo non potrete vedere, che è una spacciatrice di coca. Abbiamo fatto diverse missioni per lei, tenendo anche, diciamo, facendo da angeli custodi per Patrick McCreary, che si è scoperto che c'è un fratello sbirro. E quindi, diciamo, anche il fratello sbirro si è fatto vivo perché aveva delle questioni in sospeso con noi. Detto questo, adesso abbiamo sempre. Ah, poi assurdo, una missione dentro un ospedale abbandonato per Elisabetta, dove dovevamo recuperare un carico di coca. Alla fine, fuga clamorosa dagli sbirri. Mi dispiace, ragazzi, purtroppo di non essere riuscito a portarveli. Più che altro, io adesso sto registrando. Prima ho fatto dei test, sembrava che il problema audio si fosse risolto. Spero non sia ricomparso adesso. Ah, poi noterete che siamo diventati dei gran signori, perché abbiamo concluso anche la missione per Brusi, dove dovevamo incontrare quel tizio e fingerci gay. L'abbiamo ammazzato in una tavola calda. Insomma, abbiamo concluso, abbiamo conosciuto, ma ragazzi, abbiamo conosciuto il re della città. E poi, insomma, lo vedrete nelle missioni. Comunque, eccoci da Elisabetta. Have a heart, è la missione di oggi. Hey, man, this is getting out of control. The police are all over me. I can feel them. So I'm gonna go to prison for a long time. So my life is over. Oh, all this work for nothing, man. Pippotto sempre regolare. Being tough in a man's world. Guess I wasn't so tough, huh? Morirà. Jorge turned state. Everyone's a rat. Not me. Whatever. Open up, man. Who is it? It's the street, man. Oh, cazzo, è Manny di nuovo. Quanto lo odio quell'uomo. All right, man. This is what Manny's all about, man. Manny. Now word out, bitch. You better stop slinging that shit on my streets, yo. We don't want it anymore. Hey, OJ, you catching this? Rolling. Is this, Manny, for fuck's the sake? The streets have spoken. Now leave my people alone. Yo, Nico, what are you doing here? Oh, cazzo. Numero uno, cioè la massacrati. I am not in the mood for this right now. Bella voce. Well, he said he was going to bust the dealer. Can you help me clean this mess up? There's a doctor in Broca who can help. Come on, let's put him in my car. Eh sì, perché tanto comunque nascondere cadaveri nel bagagliaio è sempre la cosa più intelligente da fare. Generazioni di film insegnano che comunque non vi fermano mai gli sbirri, cioè proprio. Ok, portiamo i corpi dal doc, perché questa tanto è una pazza schizofrenica, come tutti gli altri personaggi che abbiamo incontrato su GTA finora, ma vabbè, questo non mi stupisce, diciamo. Allora. Ah, poi ce la portiamo da solo, perché. Cioè, ce li portiamo noi i corpi, perché lei giustamente non si degna di rischiare. E in tutto questo presumo che io non debba distruggere la macchina, cosa non facile perché mi hanno dato proprio uno dei veicoli peggiori esistenti. Però vabbè, non ci frega un cazzo, quindi Nico è poco studiato, lo fa lo stesso, diciamo. Ah, comunque, per lo sbirro non abbiamo fatto niente di serio, insomma, questo ci ricattava perché, anzi, diceva che ci avrebbe, dai, volevo pure fermarmi, diceva che ci avrebbe offerto protezione se noi, diciamo, l'avessimo aiutato a far fuori uno che, diciamo, aveva delle prove contro di lui. E poi nient'altro, che vi siete persi, il vestitino nuovo, niente, quindi direi che. Ah, ecco, vi stavo parlando prima di Playboy, il neretto che ci ha detto praticamente che è il king della città e adesso vuole offrirci un lavoro. E non vedo l'ora di farli perché. E dai, ma mi è venuto addosso lui! Sì, vabbè, quanti sbirri ci stanno, non è normale, no?
possono esserci tutti questi cops nell'area. Anche perché c'ho solo una stella, quindi lo sanno che sto trasportando dei cadaveri. Oppure semplicemente sono finito nel posto sbagliato al momento sbagliatissimo, cazzo. Chiuditi bagagliaio, chiuditi. Chiuditi. Come faccio a chiudere un bagagliaio che non va giù? Più che altro se questi mi escono da dietro. Cazzo, adesso c'è un bel problema. Perché ho dei cadaveri nel bagagliaio che si chiuderà prima o poi, Cristo, secondo le leggi della fisica. Adesso andando in salita, no, non si chiude, perfetto. Quindi se passano gli sbirri adesso siamo non fottuti di più. C'è uno sbirro qui. Non l'ha visti, non so come, raga. Assurdo, assurdo, c'avevo dei cadaveri nel bagagliaio. Seems like a bullet in the head is as natural as it gets in this town. They weren't sick, were they? No? Had a few problems with sick bodies. No one wants a liver if it's riddled with tumors, huh? Know what I mean? No. Shit. Looks like the bullet went right through this one's eye. And the price of eyes is through the roof at the moment. Fine. Can I leave you with these or what? Sure. I'll have these organs out on the street in no time. Yeah, gonna help a lot of folks. He'd been trying to help the streets his whole life. Maybe he'll actually be doing it now. Quanto godo che è morto, raga. Madonna, Manny, quanto lo odiavo, davvero. Porca puttana. Ok, il dottorino se ne va, ha chiuso il bagagliaio, la macchina è tornata come nuova e noi salviamo, perché questa missioncina per Elisabetta Torres è stata più facile del previsto. Adesso io chiamerei un taxi, perché voglio andare a fare una missione di Playboy, solo che Playboy sta in culo al mondo, perciò taxi, è passato il taxi. Va bene, spawnerà uno. Oh, ecco Elisabetta che ci chiama. The doctor has that stuff. Good. One last thing to bother me. The heat is closing in, Nico. This particular party is ending. Vabbè, insomma, Elisabetta c'ha gli sbirri sul collo. Io invece sul collo vorrei avere un taxi. Vieni qua, stupida scimmia, fermati. Fermati. Oh, scemo di merda. Me ne frega se c'hai gente dietro, io la butto giù. Dai, non mi interessa se c'ho lo sbirro qui. No, che merda. Cazzo, io resisto all'arresto e tu ti fotti. Alla grande proprio. Porca puttana, però qua c'è una centrale di sbirri, non ho fatto una grandissima mossa. Ci devo andare per cazzi miei. Eh sì, bene. Ora ho due stellette e sono su una macchina che fa cagare. Perlomeno la stazione radio che abbiamo beccato è una bomba, perciò ecco, adesso questo dovremmo speronarlo. Anzi, mi sa che ci sperona lui, cazzo. Guarda gli sbirri, che adesso vogliono fare i simpaticoni. No, l'ambulanza no. Vabbè. Ma qua è pieno di sbirri, cazzo. Forse sarei dovuto scendere al casello. Non ci credo. No, zio, sta cosa non può succedere. Non posso morire a un casello autostradale. Tu lasciami il taxi, fuori dai coglioni. Non posso salirci, merda. Sali, Nico. Sali. Non ci credo, è buggato, non posso salire in macchina. No, morirò adesso. Se questo non mi lascia la macchina muoio. Fermati, ti prego, fermati. Necessito del tuo veicolo. Adesso non posso... Ah sì, qui ci posso andare dall'altra parte, top. Solo che dovevo scendere. Ok, vorrà dire che passerò da qui andando un po' in contromano, ma tutto sommato non ci interessa. Cazzo. Perfetto, siamo riusciti anche a girarci bene, solo che non era qui che dovevamo andare, credo. Dai, mi sta già prendendo fuoco la macchina, ma è uno scherzo. Non può essere così uno schifo, c'ho sbirri ovunque, aiuto. Aiuto, help, basta rompermi i coglioni. No, dai, ero scappato, non ci credo. Cioè, assurdo, non possono essere così tenaci oggi, ma che cazzo gli ha preso, oh merda. Questo non aiuta, devo scappare alla vecchia maniera. Poi qui c'è un clacking bell, quindi se riesco a seminarli abbastanza in fretta, forse riesco a cavarmelo. Tanto mi appropinquo da Playboy, perché non vorrei rischiare di iniziare una missione. Dai ragazzi, non è possibile. Oh, siamo scappati, finalmente. E Mallory ci chiama, cosa vuole? I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is, but she was lying to us all along and now I'm paying for it. Niska, there was always something funky about her. I'm real sorry.
E vabbè, insomma, ci chiama per essere con noi, ma The Construction for Beginners è la nostra missione per Playboy che conoscerete adesso, del numero uno. Hey, what's up, money? Hey, come on. Ladies, give me a few minutes. Business calls. This is my time. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. So I guess you do okay. Yeah, okay. But what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? I'm always looking for good guys. Build an army. But in my work, the people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay. But I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. Damn. My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would have laid on a party, got some freaks out. Gee. I called. A couple of times. Man, hey, Dwayne. This is Nico. Hey. Nico Dwayne Ford. Taught me everything I know. Psst, not everything. So, hey, man, where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out, I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What, your silk sheet, fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey, I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help, just holler. Hell, this Slavic motherfucker ain't any good, he can help you. I know I do anything I can, but right now, we gotta roll. Just give me one second. Comunque, cioè, ci scaricano da uno all'altro. Ain't folk quick to forget. Some folk? Yeah, that's the truth. Where did you get out from? Preschool. Okay, Dwayne! We gotta roll. Please make yourself at home. Hell, this is your home. Let's lasciamo check, buddy. Andiamo a farci un giretto con Playboy e finalmente. E finalmente capite perché vi dico che Playboy è un cazzo di grande. We're going to Castle Gardens. There's an alley we want to hit up just off the South Parkway. Playboy ha lasciato le armi in un vicolo di downtown. Perfetto, le andiamo a prendere. Vamo, Playboy. All right. You heard of Yusef Amir? Big real estate developer? I don't know. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet. I got an idea about how me and him friendly. Some Italian dudes shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near. What are you suggesting we do about it? You're gonna go in there and get the mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell Yusef how good we've been to him. That cat and me is gonna be tight as two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you after. Cold, hard cash. That what you chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union, come on! Money, get in! Scusate se mi fermo un attimo, ma devo prendere hamburger perché qui stanno parlando di sparare, ma io non c'ho salute, perciò... Se sto tizio mi vende l'hamburger, ok. Dai, dammi la roba che devo continuare la missione. Grazie, zio. Questo non è Pablo Escobar stavolta. Ok, vamo, scusa per l'interruzione, zio. Scusami tanto, lo so che non si deve interrompere per voi. You're not getting involved. No, man. I just confuse shit if I went in with you. There's all types of scaffolding and shit in the construction yard. I'm gonna get into a position where I can see everything going
Merda, ho fatto una cazzata. And who you need to look out for. I'm your eyes in the sky, money. This sounds like a pretty bad deal for me, don't it, Gregor? Shit, you doing this for a paycheck. I'm giving you this dollar. Hey, get in the car. Dobbiamo cambiare macchina, mi sa, e stare attenti che non esploda, perché sennò il buon playboy qui ci stira le gambe. Non posso fottere una macchina davanti a uno sbirro. Sbrigati che questo mi arresta. Vamo, perfetto. Ok. Perlomeno stavolta abbiamo una macchina piuttosto rapida. Se non fosse che a Times Square è pieno di cazzo di sbirri a piedi, che quindi mapperanno la nostra posizione fino a dove dobbiamo arrivare. A meno che non esaminiamo nel traffico e li sfanculiamo alla grande. Vamo, ok. Vedete, quando si guida una macchina decente, seminare gli sbirri non è più un problema così pressante. Detto questo, la nostra destinazione è quasi qui vicino. Prendiamo il volo con questa macchina, ma attenzione perché ok, perfetto, ci ha lasciato un vero arsenale qui, perciò vediamo di prendere tutto quello che ci ha lasciato, perché si prospetta una missione abbastanza complicata. I'm gonna get in a position where I can see all the shit going down. If you can take out the main cats, then the rest of them shouldn't be a problem. When you in there, I'll give you the lowdown on where these main cats is at. You might be better seeing the lookouts from up here too, money. Perfetto, allora andiamo prima in alto a far fuori le cazzo di guardie. Sì, ma io devo andare su. You're gonna kick some ass down there, boy. I'm backing you up. Perfetto, allora adesso raggiungiamo il tetto dell'edificio, che comunque mi sa che è parecchio alto, e facciamo fuori tutti con il nostro sniper rifle. Eccoci arrivati, scendiamo, cominciamo a metterci in piazzamento, perché vabbè che poi è inutile mettersi in piazzamento, tanto sono in posizione rialzata, loro non mi vedranno nemmeno colpire. E adesso tu sei il primo che 3, 2, 1, bam. Oh, non ci credo, l'ho mancato. Ok, scherzavo. È molto Max Payne sta missione. C'era una missione uguale dentro un cantiere dove entravi con Mona o con Max, non mi ricordo di chi, e l'altro rimaneva a sorvegliare. Qui intanto c'è altra gente, questo l'abbiamo seccato direttamente, pure questo direi che può morire. E adesso devo stare attento, perché da altre parti dovrebbero esserci delle sentinelle, che però io non vedo. Allora, secondo me una la vedo solo da qui, esattamente. È stato d'allerta, ma non gli è bastato, perché siamo dei cecchini troppo precisi. Blam! Bello spiantato, gli ha sparato. Oh, la K io lo voglio, però. Adesso c'è un'altra guardia. Dove sta quella merda? Lì non c'è, perché abbiamo tirato su quello prima. Io non. Oh, eccolo lì il furbacchione. Bam! Ciao, bello, ci si vede. Ok, credo di aver fatto fuori. Perfetto. Andiamo di giù. Vai al cantiere e cerca il primo leader sindacalista. Perfetto, ora ci aspetta una bella strage da fare. Aspettate, ma io ho una bella idea. Da qui ho una grandissima visuale su altra gente. Sono armati? Non lo so, nel dubbio non sparo, perché se sparo e quelli non c'entrano un cazzo. No, no, andiamo giù, dai. Facciamo le cose per bene. Entriamo così e poi capiamo chi va fatto fuori e chi no. Però... oh merda, dimmelo dopo, stronzo. Intanto mi hanno sparato questi. Fate merda. Cazzo, sono boato. E c'hanno pure fortuna che erano tizi poco importanti. Ma se io tirassi una granata? Ma sì. Dai che ne facciamo fuori due. Esplodi, stupida troia. Oh. Ok, questo era quello che volevo vedere. Adesso la situa è un po' complicata, perché io bisogna che tiro giù più gente possibile. Cazzo, onestamente non li vedo ancora. Vabbè, cerchiamo di avanzare intanto con calma. Vedo un cazzo. Se io passassi qua. Oh, occhio, li sento. Non li vedo, ma ok che li vedo invece. Okay. Non è morto? Ok, proprio adesso.
Altri stronzi. Ansiosi di morire. Cazzo, questi fanno male comunque, eh. Cazzo, se la cappa fa male. Questo è vivo ancora. C'è della salute, fortunatamente. Il problema è che... Dov'è? Dov'è che si... Oh, è imprendibile da quella distanza. Fuck ciò che pensi. Che succede? Oh, Nico è impazzito, sta andando da su. Grande quelle granatelle. Vamo. Spammiamo qualche granatina. Oh cazzo. Vai vai, adesso li porto tutti. Don't kill me, c'hai paura? Io invece t'ammazzo. È vivo, è vivo, è qui dietro, è vivo, è qui. Abbiamo sparato nel culo. Ora, con calma, facciamo fuori anche quello laggiù che merita un tocco più personale. Se riuscivo in no scope ero mosso. Oh, assurdo. Ho fottuto la grande. Ok, andiamo a fare fuori il prossimo. Tanto qui sento già le sirene degli sbirri che arrivano. Oh shit, sono tutti là. Aia. Vai, dai che ti faccio un bel headshot, se tieni qua. Tu muori, sei il primo. Poi potrei fare fuori anche lui, che fa il simpatico amichetto. E poi direi che andiamo dall'ultimo. Qui sono molto visibile. Copriti, Nico. Cazzo fai? Oh, scemo di merda. Vabbè, anche questo merita un tocco granatesco. Vamo. Voglio vedervi brillare per me. Merda. Sono arrivati altri rinforzi, perfetto. Come sempre le cose non possono essere facili. Però noi li facciamo fuori tutti. Non è che posso fare magie, porca troia, sono boato questi. Dai zii, non mi fate perdere tempo, vi prego. Dai, dove cazzo siete? Granate, granate, via di granate, quello scappa. Vamo. Spammo 2-3 granate. Ok, lì vedo anche barili di... Vai, 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 sono coperto dalle cazzo di granate. Vai, vai, li faccio saltare per aria tutti, a me ne come fai un cazzo. Mori. Stupidi mafiosi. Spero che mi dia un botto di soldi almeno, Playboy. Oh, quanti. Ok, quello è andato, c'è un altro che arriva da sinistra, merda. C'è ancora gente viva. Dove siete? Eccoli. Vabbè, quello ormai è andato. Questo è il prossimo. Ok, perfetto, credo di averli... Credo uccisi tutti? No. Cosa c'è qui? Oh, dove è andato? Fritto. Perfetto, direi che abbiamo fatto una discreta strage, no? E infatti... 6.500 dollaroni. Sbo. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in. You the money, son. You said PA won't put me through to the cat. But when they hear about this shit, they're gonna start listening to Playboy. Assurdo. Ok, ci siamo fatti intanto i nostri signori soldi, Nico. Dovevi aggrapparti alla scaletta. Quanto è alto qui? Cioè, ok, posso saltare senza farmi niente. Detto questo, possiamo tornare dei comuni cittadini. Prossima missione, ma io mi sa che rivado... Anzi no, potrei andare dai federali di merda, da Francis, che era il tipo che vi dicevo prima, fratello di Patrick McCreary, solo che questo è uno sbirro corrotto. Noi andremo da lui, perché è arrivato il momento di parlare un po' anche con gli agenti di polizia. Diciamo, sono i nostri migliori amici nei GTA e non vogliono mai fotterci. Perciò presentiamoci qui da questo tizio. Alla fine il taxi ci costa solo 25 dollari, perciò direi che non ci possiamo lamentare. Ed ecco Nico che si addentra nella tana del lupo. Final interview è la missione di oggi.